Un protocollo d'intesa c'era già nel 2021, però quest'anno si è colta l'occasione di rinnovarlo perché avremo ritirato questo premio l'11 marzo a Bologna, ma anche perché effettivamente questo ci ha permesso con il nostro dossier di mettere in luce tante attività svolte dal Comune in collaborazione con tante associazioni e alcune attività molto virtuose, come questo protocollo d'intesa e questa convenzione stipulata dal Comune di Pesaro con la Regione Marche, l'autorità portuale e la Capitaneria di Porto per l'istituzione di questa ecoisola. Ecco, questa è un'attività virtuosa molto importante. E poi abbiamo voluto presentare questa mattina tutta una serie di attività, ma sono solamente una parte di quelle che vogliamo mettere in atto fino alla fine dell'anno. Plastic Free è un'associazione, una onlus nata nel 2019, in questi pochi anni sono stati raccolti 3 milioni di chili di plastica, è un'associazione che si dà l'obiettivo di coinvolgere i cittadini e poi anche la politica all'abolizione della plastica, specialmente delle monouso. Noi abbiamo fatto diversi eventi anche a Pesaro, anche in passato. L'obiettivo è quello di portare le scuole a capire dell'abbandonare l'uso della plastica. Questo è l'obiettivo primario. Sabato scorso a Bologna, Pesaro ha ricevuto il premio Plastic Free. 2 tartarughe, perché il simbolo della tartaruga, 1, 2, 3 livelli di virtuosità del comune. Pesaro si sta comportando abbastanza bene e ci stiamo preparando per un evento provinciale, ho appuntamento col presidente della provincia perché vorremmo coinvolgere tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino per un evento plastic free da organizzare in occasione della capitale della cultura, Pesaro, quindi vedremo cosa succederà nei giorni a venire. Ci saranno una serie di eventi che inizieranno anche dal centro storico, proprio per il decoro del centro storico, coinvolgeremo le attività commerciali, le associazioni di categoria, ma soprattutto i bambini, perché è fondamentale sensibilizzare l'argomento. E oltre a questo abbiamo pensato, proprio sempre per il discorso del decoro del centro storico, ci sarà un'iniziativa con i commercianti sperando che aderiscono, non saranno quindi un impegno incredibile, però in questo modo avrebbero anche nelle vie dove hanno le loro attività, ci sarebbe più pulizia e sistemazione. Le scuole sono sempre state, sono in prima fila per il contrasto contro l'inquinamento e ancora di più sulla tematica delle plastiche. A partire dall'alimentazione, dal momento del pasto, le scuole vivono un momento plastic free. In quest'anno scolastico siamo intervenuti donando più di 1000 borracce a tutti i bambini che si sono iscritti in prima elementare alla scuola primaria, pensando che potesse essere utile e anche di suggestione nell'utilizzo corretto dell'acqua di rete. E in ogni scuola c'è un punto di erogazione per l'acqua pulita, sana, controllata da marchi multiservizi da cui i bambini, maestre e personale possono attingere, e questo avviene anche nel momento dei pasti. Pasti che sono a chilometro zero, anche questi sostenibili, e che vengono sempre proceduti da un momento di riflessione su quello che si mangia e perché questo cibo è all'interno del nostro piatto. Noi abbiamo emesso un'ordinanza nel 2019 anche per il non uso di cannucce, di bicchieri in plastica, piatti in plastica in questo settore, però dobbiamo implementare anche questo percorso, cominciando magari con un invito in questo senso, però con anche attività ulteriore appunto di virtuosismo da parte dell'amministrazione, adottando anche dei provvedimenti specifici come fanno in altri comuni che hanno avuto appunto il massimo riconoscimento da Plastic Free.